Buonasera, benvenuti a una nuova puntata della Notizia, studi via Montegani a Milano. Sono in compagnia di due ospiti prestigiosi come tutte le puntate e vado subito a presentarveli. Paolo Romano, Partito Democratico, esponente del Partito Democratico, ma lui ci tiene a dire segretario dei Giovani Democratici ed è la sua carica, quindi è giusto. Grazie, buonasera. Buonasera. Tra l'altro poi dopo c'ho un paio di domande da farle. E poi Fausto Montrone, socio militante ed esponente della Lega di Salvini. Buonasera. Buonasera, benvenuti in studio. Ovviamente iniziamo la puntata ricordando il numero per i messaggi WhatsApp, siete già in tanti, avete già iniziato a scrivere anche durante la settimana perché il numero è sempre attivo, quindi 342-397-2391, poi su Facebook trovate tutti un po' gli input di quello che saranno le trasmissioni, quindi le domande già mi arrivano, le vostre considerazioni, perché il bello della trasmissione qua in studio è che la facciamo con voi da casa e quindi scrivete, continuate a scrivere. 342-397-2391. Stasera, tra l'altro, iniziamo anche con un piccolo sondaggio, non una sorta di sondaggio, più che altro una segnalazione che avete fatto voi e ve la faccio subito vedere anche di che cosa si tratta. Si tratta di Just Mary, delivery di Cannabis Light a Milano. Davanti al Palazzo della Regione è comparso questo cartellone gigantesco che copre un palazzo. E allora vi chiediamo, siete favorevoli ai negozi che commercializzano la Cannabis Light, sì o no? Quindi c'è il numero WhatsApp e fateci sapere cosa ne pensate. Intanto chiedo ai nostri ospiti. Ecco, voi, buonasera, iniziamo con Fausto. Dai giovani. Va bene. Allora Paolo, tu cosa ne pensi di questi... Io sarò molto schietto, io penso che sia assurdo che nel 2019 in Italia la mafia raccolga 6-8 miliardi di tasse all'anno dalla vendita di marijuana. La letteratura scientifica, quindi non io né nessun altro esponente politico che abbia delle idee radicate, ci dice che la marijuana ha degli effetti sul corpo umano che sono tranquillamente controllabili e adatti a esistere all'interno di una società, esattamente come lo è l'alcol, esattamente come lo sono le sigarette, esattamente come lo è il caffè o altre realtà che alterano il nostro stato psicofisico. La differenza è che quando noi compriamo alcol, quando noi compriamo le sigarette dal tabaccaio, quando noi ci facciamo un caffè, paghiamo le tasse allo Stato, che lo utilizza anche per la prevenzione verso determinati tipi di malattia, verso l'abuso di queste sostanze, che è il vero problema. Quando i miei coetanei comprano una canna, molto spesso, nel 90% dei casi, la comprano da un sistema mafioso che sfrutta delle persone, ci fa degli enormi guadagni, sottrae risorse allo Stato e rende anche il prodotto pericoloso, perché ovviamente le sigarette che compriamo dal tabacchino sappiamo che cosa c'è dentro, sappiamo quanto fa male e come fa male. Ciò che compro da una filiera mafiosa che non conosco può essere tagliato con qualcosa, può essere un pericolo. In molti paesi del mondo, dalla California all'Olanda, la legalizzazione ha fatto diminuire il consumo giornaliero, aumentare la qualità del prodotto, generato tante risorse da utilizzare per quello che è, secondo me, il vero problema dell'Italia oggi, la lotta alle droghe pesanti. Perché in Italia e a Milano stiamo assistendo al ritorno dell'eroina e di alcune droghe pesanti. La nostra generazione, la mia generazione, non sa, perché la legge non la fa, qual è la differenza tra una canna e una pera di eroina, perché per la legge in questo momento sono droghe allo stesso modo in Italia, non nel resto del mondo fortunatamente, e quindi sarebbe importantissimo poter rendere legale la cannabis, tassare col monopolio di Stato la vendita e utilizzare quei fondi per andare nelle scuole a spiegare alla mia generazione che cosa fanno le droghe pesanti, perché è importante evitarle, per spenderlo in welfare familiare, perché molto spesso si finisce a fare uso o abuso di alcol e di stupefacenti quando nella propria vita si è in difficoltà, quando si sta male, e non per cercare lo sballo come racconta qualcun altro. E penso che quindi la cannabis light, sì, vada benissimo che sia legale, ma vorrei che non fosse l'unica cannabis legale. Fausto Montrone. Bisogna sicuramente contrastare quello che è un uso improprio che la criminalità in effetti fa da decenni delle droghe. L'unico punto è che queste mega pubblicità possano paradossalmente anche richiamare un pubblico curioso. Ben venga quindi la regolamentazione, la
l'uso terapeutico, perché alla fine, se non sbaglio, questi negozi vendono questi estratti di droga veri e propri, che non sono la cannabis pura, se non sbaglio. Quindi hanno anche degli usi terapeutici. Attenzione però a non farne un abuso e non farne delle vere e proprie campagne pubblicitarie pro droga. Allora lì ci fermiamo tutti, perché occorre una riflessione. Posso aggiungere una cosa, perché se non hai detto una cosa giusta? Grazie. Secondo me, esattamente come la cannabis, le sigarette e l'alcol, cioè tutte le sostanze che possono portare abuso, dovrebbero avere una legge unica mirata sulla pubblicità, che le impedisca la pubblicità davanti a certi luoghi, anche il gioco d'azzardo ad esempio, che renda più costosa in caso la pubblicità, in modo da far allora avere almeno un'entrata allo Stato che la possa spendere. Però sono d'accordo, impedire la pubblicità che porta all'abuso non vuol dire impedire il consumo e regalare soldi alla mafia, quindi ci troviamo e mi piacerebbe che anche Salvini la pensasse così, ma chi lo sa, c'è sempre tempo. Aspettiamo per cambiare WhatsApp dal... A proposito, ragazzi, a proposito di messaggi, incominciano ad arrivare appunto dei messaggi da casa. Se l'amico Sergio da Milano dice: un cartello del genere mi sembra solo business, non un aiuto. Mentre invece la signora Giovanna dice: secondo me questa cosa della cannabis light dovrebbe essere a discrezione del proprio medico curante e non di negozi liberi. Non so voi cosa ne pensate di questi due messaggi, queste due considerazioni da casa, degli amici da casa. Paolo. Ma il fatto è che allora anche poter bere un bicchiere di vino deve essere a discrezione del medico curante. Se è questo la proposta della signora, è una proposta lecita, io non sono d'accordo. Penso che la cannabis per uso anche ricreativo e non solamente per uso terapeutico debba essere legale, come lo è il vino, come lo è il gioco d'azzardo, che forse è molto peggio, con delle regole esattamente come ce l'ha il gioco d'azzardo, come ce l'ha l'utilizzo degli alcolici. Non puoi guidare in stato di ebbrezza, non puoi guidare con una percentuale del sangue di THC più alta di una soglia che va fissata. Sono tutte regole che in California, in Olanda, in altri paesi del mondo in cui è stata legalizzata sono state messe, funzionano e per di più servirebbe anche a levare un po' di ipocrisia, perché vorrei dare un dato agli ascoltatori a casa: l'Italia è il paese europeo col più grande consumo pro capite di cannabis. Vuol dire che in Italia mediamente ogni persona, fatto il totale di quanta cannabis si consuma diviso per la popolazione, consuma di più di qualsiasi altro cittadino dei paesi europei. Allora, se già se la fumano tutti, non riesco a capire perché devono fumare quella illegale, tagliata dalla mafia, che paga tasse alla mafia, che sfrutta le persone sfruttate dalla mafia, al posto che quella tutelata dallo Stato, che crea fondi per lo Stato e che si potrebbero investire in prevenzione e in istruzione, che è un tema di cui non parla più nessuno e di cui noi giovani invece abbiamo bisogno. Tra l'altro, altri messaggi. Allora, se fosse così benefica, si dovrebbe trovare anche in farmacia, appunto con la prescrizione medica. Signora Roberta, è solo un business. Se fosse utile, che venga venduta in farmacia e con la ricetta medica. Poi ci sono invece anche messaggi con: sono favorevole alla vendita della cannabis a uso terapeutico, però i costi sono ancora alti. Luca, complimenti per la trasmissione, grazie Luca. Per quanto riguarda la vendita di cannabis, approvo tutto, anche nei supermercati. Federica, quindi Montrone. Liberalizzazione. Beh, io per fortuna non fumo neanche, quindi a parte la battuta, quello che dicevamo prima è secondo me la sintesi, che poi riprende un po' i primi due messaggi. L'uno, non farne una campagna pubblicitaria che potrebbe avere addirittura dei risvolti controproducenti, ossia attirare persone all'uso delle droghe, magari per superficialità. E l'altra invece è comunque utilizzare i benefici che forse possono avere, io non sono un medico, questi estratti di droghe leggere, perché se non sbaglio, ripeto, si parla di estratti di droghe leggere. Il problema è che quando si parla di droga, come tutte le droghe, alcol, fumo, eccetera, eccetera, i problemi è che la droga è molto più devastante. Allora giustamente l'opinione pubblica è molto più attenta, e secondo me anche la politica sul tema droga deve essere molto più attenta, ma allo stesso tempo non deve essere nemmeno una chiusura totale, anche perché il dato che ci forniva l'amico Paolo, è significativo. Io sapevo che l'uso di cocaina a Milano è il più alto d'Italia, e lui addirittura
afferma con dati ufficiali che l'uso delle droghe leggere, da cannabis eccetera eccetera, è il più alto in Europa, in Italia, giusto? Sì, ecco, sì, esatto, quindi, pro capite. Diciamo, troviamo una sintesi equilibrata, senza eccessi. 25 novembre è il giorno per, diciamo, per le donne, contro la violenza di genere verso le donne. E vi faccio vedere un servizio di quello che hanno fatto con la storia delle panchine rosse in Palazzo Montecitorio, che poi hanno esteso anche in tutta Italia, nei comuni. Vediamo un attimo il servizio e poi ne parliamo. Oggi, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Montecitorio ha deciso di dipingere di rosso una panchina, proprio per in un qualche modo sollevare la tematica. La violenza domestica, la violenza sulle donne, purtroppo è un fenomeno che è presente in tutte le società e soprattutto anche, purtroppo, anche in Italia. Si cerca di fare qualcosa per debellare questo fenomeno, il Parlamento c'è e chiaramente insomma, ci auspichiamo che comunque questo fenomeno possa prima o poi avere una fine. Deve avere un significato culturale, qui all'interno della Camera dei Deputati anche un significato assolutamente politico. Noi abbiamo approvato in questa legislatura il Codice Rosso, sappiamo che nella scorsa legislatura è stato approvato il decreto contro il femminicidio e nel 2013 è stata ratificata la Convenzione di Istanbul. Quindi da un punto di vista normativo stiamo andando avanti, stiamo procedendo in modo celere. Oggi con questo numero, anche il 1522, dico a tutte le donne di non sottovalutare mai neanche la prima avvisaglia di violenza e chiamare immediatamente questo numero, andare direttamente in un posto di polizia o alla Procura della Repubblica, che saranno ascoltate e aiutate. Ovviamente anche noi ricordiamo 1522 è il numero di telefono per qualsiasi violenza, quindi tenetelo bene a mente e magari che si faccia vedere il più possibile, lo dico anche per le donne, per che sia un aiuto. Le parole sia del presidente Fico che della vicepresidente Spadoni hanno dato alcuni numeri, un numero che però io ho letto l'altro giorno sulla Repubblica, sono rimasto un po' senza parole, perché risulta che da un report shock dell'Istat, per un italiano su quattro la causa della violenza sulle donne è dovuta al modo di come ci si veste, come le donne si vestono. Sembrano trasgressive, sembrano, però non mi sembra, non so cosa ne pensate secondo voi. Me, grazie. Prego. Secondo me questo è il pericolo peggiore, ossia una visione dove la donna è un oggetto, dove la donna in determinate situazioni deve essere anche quasi, è quasi giustificato l'aggressione sessuale. Questo è, secondo me, il peggior pericolo, al di là del delinquente deficiente che uccide o molesta la ex compagna, o viceversa, anche se pochi casi, la ex compagna molesta. Io ho un caso di un amico che viene molestato quasi dalla sua ex compagna. Beh, sono pochi, ma comunque bisogna difendere le vittime, indipendentemente dal sesso. Ma a parte questo fatto, ripeto, la mentalità, la visione sottoculturale, proprio retrograda, stupida, dove la donna, solo perché ha una minigonna, è un oggetto di sessuale, quindi giustifica, ma anche gli apprezzamenti dei colleghi, anche battutacce sull'autobus o davanti a un bar. Quindi quello che però bisogna fare, al di là della panchina rossa, che secondo me è demagogia pura, o mettere dei numeri utilissimi dove si possono, diciamo, rivolgere le donne oggetto di questi apprezzamenti o addirittura di violenze, ma bisogna cambiare la mentalità anche delle forze dell'ordine, dei magistrati, perché moltissimi casi che sono sfociati nell'omicidio erano già stati denunciati dalle vittime, che poi purtroppo sono diventate addirittura dei morti. Quindi io avessi un ruolo a quei livelli, veramente farei una legge dove tu non puoi neanche mandare 10 sms se colei che li riceve automaticamente non vuole più avere contatti con te. Tu vieni arrestato e sequestrato il telefonino. Sarà provocatorio, ma se io non voglio che, io donna, una donna non vuole che essere molestata telefonicamente o sotto casa, anche a questo primo livello, secondo me bisognerebbe proprio dare una scossa
pesante, diciamo, perché sennò vai lì da denuncia, ma lei cosa? Non le prendono neanche sul serio, parliamoci chiaro, salvo fatti eclatanti, arrivano quasi veramente a essere ammazzate queste poverette. Sì, infatti magari si arriva troppo tardi. Ci mancherebbe altro. Però. Io ogni volta che sento questi dati, devo dire un po' mi vergogno del nostro paese, è una sensazione bruttissima vergognarsi del proprio paese, ma è un primato tutto italiano, quello sulla violenza sulle donne in Europa. Tutto italiano, condiviso con qualche paese dell'est Europa, ma è una mentalità proprio che negli anni è rimasta, in cui l'uomo è superiore alla donna e ne fa quello che vuole. E si vede anche quando vedi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e vedi che cambia a livello di territorio, cambia a livello a quanto si studia, le donne e gli uomini che studiano di più tendono a non avere questa concezione. E si fa poco anche a livello di istruzione. Quindi io penso che sia giusto, non sia demagogia lasciare dei luoghi rossi, si chiamano posti occupati. L'idea è che si colori di rosso, noi l'abbiamo fatto con Gaia Romani nel Consiglio dei Municipi 8, dove io sono capogruppo del Partito Democratico, colorando una sedia del pubblico in cui nessuno si può sedere. Non ti puoi sedere su un posto occupato, perché l'idea è che quello sia il posto che avrebbe occupato una donna se oggi fosse ancora viva. Serve un po' a scuotere le nostre coscienze. Però penso che quando si parla di cambiamento culturale bisogna partire dal primo mezzo che abbiamo per cambiare la realtà e il futuro, che è la scuola. E bisogna partire rendendo l'educazione sessuale e il rispetto di genere obbligatori all'interno dell'ordinamento scolastico. Non possono più essere qualche ritaglio di ora ritagliato da un bravo professore o dei bellissimi incontri extracurricolari organizzati da una scuola che, poiché è avanti, poiché ha dei contatti, fa venire una realtà esterna a parlare di educazione sessuale. Bisogna sin da giovani sapere che cos'è il rapporto tra maschio e femmina, e non solo tra maschio e femmina, sviluppare serenamente la propria coscienza sessuale, qualsiasi essa sia, e farlo sapendo di avere dei confini rigidissimi, che è quello del rispetto l'uno degli altri. Volevo aggiungere alcuni dati rispetto a quelli che hai detto tu, Paolo. Non solo c'è un 40% di uomini che dicono se davvero non lo volessero non verrebbero stuprate in Italia, ma c'è un 24% che dice dipende da come si vestono, un 15% che dice se è ubriaca è responsabile, un 6% che addirittura mi dice le donne serie non sono mai state stuprate. Ecco, io vorrei che la mia ragazza, che ha 20 anni, che abita a Rubattino, l'ultimo quartiere prima di Lambrate, possa tornare a casa la sera da sola senza che io abbia paura e debba chiederle di mandarmi un messaggio quando arriva a casa, o debba scortarla fino a casa sua come se io fossi una macchina della polizia, perché Chiara ha lo stesso diritto di me di vivere una vita serale normale, di passeggiare per strada, di salire su un mezzo pubblico o di vestirsi come si vuole. E non faremo mai abbastanza su questo, e spero si faccia con tutte le forze politiche insieme. Un'ultimissima cosa, mi sento di condividere un fatto di cronaca molto brutto che è avvenuto nella giornata del 25. Durante un consiglio comunale di un piccolo paese alle porte di Bologna, un consigliere della Lega Nord ha affermato che il 90% delle denunce per stupro che sono state presentate sono una truffa utilizzata dalle donne per ricavare soldi durante i divorzi o per appariscenza, per cercare di apparire. Ecco, è stato condannato subito anche dalla Lega Nazionale, lo voglio dire, però io spero che una persona così venga allontanata dalle istituzioni di questo paese, perché io penso che non possa incarnare le istituzioni di un paese una persona che accusa 9 donne su 10 di quelle che denunciano di essere vittime di violenza sessuale di essere delle bugiarde che stanno incentrando di incastrare un uomo. Beh, al di là del provvedimento che è stato, del biasimo che è stato espresso, se non sbaglio, certo, ai massimi livelli della Lega Nord. Attenzione, adesso gli uomini italiani non sono tutti dei maschilisti potenziali stupratori. Ed ecco, non voglio che neanche passi questo messaggio, almeno da parte mia. E beh, praticamente dal sondaggio sembrerebbe 40% che afferma che sono consenzienti, l'altro 15%, insomma, sembrerebbe che il 90% sono dei potenziali stupratori. Quindi gli uomini, secondo me, italiani sono invece dei galantuomini, la maggioranza. Se vede un'aggressione interviene, se tu vieni aggredito da due che vogliono molestare la tua ragazza e molti dei miei amici sono lì, ti danno manforte. Ma ne sono convinto. E non sono certo un eroe né Robin Hood o qualcosa del genere. Quindi paradossalmente è uno stereotipo, come una mentalità, come dicevi giustamente prima, ma che poi nella sostanza si traduce, secondo me, nella mancanza proprio
sensibilità proprio legislativa ed esecutiva a tutelare le ragazze. Non, se la tua ragazza va in commissariato per dire guarda c'ho due che mi seguono spesso e tu sei impegnato per altre cose, non so, in qualche riunione dei giovani del Partito Democratico, sì, magari sì, prendiamo la denuncia, ma secondo me è lì che veramente bisogna intervenire proprio in maniera decisa. Sì, non lo so, nel senso che le forze dell'ordine sono molto serie su questo tema. Io vorrei che potessimo vivere in un paese in cui, come in altri paesi europei, la possibilità che ci siano due che ti seguono sia ridotta all'osso. In Italia è una delle più alte in Europa. Poi che sia sempre una parte sì, parziale degli uomini è normale. Se tutti gli uomini fossero stupratori saremmo in un paese da bombardare. Però io vorrei vivere con la serenità che non esista questo pericolo per Chiara e non di dover avere una miglior protezione della polizia, che comunque sono d'accordo ci vuole, qualsiasi inasprimento si possa fare su questo tema è giusto. Loro stessi sono un po' legati, non è che io condanno la polizia, figurati, io ero un esponente legato alle forze dell'ordine dal 1997, non è che condannavo, è proprio che secondo me non hanno molti strumenti legislativi, non hanno una visione da parte dei magistrati che è sensibile di fronte a questa cosa allucinante, perché qui non solo qui quando aggredisci una donna sei un vigliacco oltre che un potenziale stupratore, quindi vai condannato due volte secondo me, perché vai verso fisicamente una donna e teoricamente quando, certo, è meno dotata. Io vi chiedo di andare un attimo in pubblicità perché siamo un po' lunghi, andiamo un attimo in pubblicità ma torniamo subito, state con noi perché parliamo di maltempo ma soprattutto di viabilità, arriviamo subito. Flex, qui inizia il vostro benessere. Stiamo lavorando con obiettivi molto importanti. Abbiamo messo la nostra professionalità, la nostra esperienza, la nostra serietà al vostro servizio. Vogliamo darvi il 100% della qualità, il 100% della convenienza, materassi con materiali innovativi, reti con movimenti particolari. Vogliamo soddisfare qualsiasi vostra esigenza. Mondoflex, tutto per il riposo, divani, poltrone relax, letti artigianali, articoli di ortopedia, piumini pregiatissimi. Mondoflex, dove la qualità è sempre superiore al prezzo, dove i pagamenti rateali sono sempre senza interessi, dove gli sconti sono sconti reali e dove il servizio è proprio al vostro servizio. Mondoflex e vi sentite subito a casa. Vi aspetto. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di via Dante ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti. Rieccoci nuovamente in studio, sempre con Paolo Romano e Fausto Montrone. Ah, non ti avevo chiesto una cosa, Paolo. Quattro nuovi circoli aperti. Sì, abbiamo appena aperto negli ultimi due mesi quattro nuovi circoli dei Giovani Democratici.
di cui la maggior parte nell'area metropolitana, nel Bollatese, nel Magentino Abbiatense, nella zona di Novate, insomma, in diversi territori, e sono davvero contento che tanti giovani si stiano riavvicinando alla politica e scelgano i Giovani Democratici, la Giovania del Partito Democratico, per portare avanti le loro battaglie con forza. Poi ti ruberò qualche minuto nei prossimi mesi, perché stiamo lavorando molto sul tema della precarietà e degli stage, e avremo delle proposte che porteremo anche ai media, e spero che la notizia, che ha sempre fatto un gran servizio, ci dia una mano. Noi ci siamo sempre, noi ci siamo sempre. Poi tanto c'ho altre domande da fare. Lo so. Ci mancherebbe. Avevo detto che avremmo parlato di maltempo, ma soprattutto anche della viabilità, perché in questi giorni qua, questo mese ormai, è più di un mese che piove, e succede qualche problematica, soprattutto nella zona di Genova. E vi faccio sentire il presidente della regione Toti, un po' arrabbiato. Sentiamo le sue dichiarazioni. Voglio che si riunisca a Genova, voglio i ministri che vengono a Genova, voglio stanziamenti straordinari di miliardi per questa regione, voglio uno scudo legislativo che ci consenta di agire per tranquillizzare i cittadini e mettere in sicurezza l'asset più importante della logistica di questo paese, cioè i quattro porti della Liguria, e lo voglio oggi pomeriggio. Per un anno e quattro mesi non si sia fatto assolutamente niente. Penso che Autostrade in un anno e quattro mesi avrebbe dovuto lastricare d'oro quei viadotti, ne aveva il tempo e le possibilità, e non aspettare di muoversi quando la procura gliel'ha chiesto. Quando anche non avesse avuto dubbi, quello che abbiamo bisogno di fare oggi è rassicurare i cittadini da una psicosi che si sta diffondendo e che sta bloccando completamente questo paese. Noi abbiamo bisogno di sapere in pochi minuti come intende agire il governo con noi, anche senza avere le competenze. Bisogna controllare tutti i viadotti, rassicurare i cittadini, garantire la mobilità alla prima piattaforma logistica del paese, cioè i cittadini che oggi sono prigionieri. Nessuno se la può cavare con un tweet e qualcuno deve rispondere di un anno e quattro mesi di chiacchiere a vanvera senza aver fatto assolutamente nulla. Vale per il MIT, vale per Società Autostrade. Di strade distrutte dal maltempo, abbiamo due autostrade su tre inagibili, abbiamo chilometri di code anche questa mattina, persone che non raggiungono il posto di lavoro, camion incolonnati. Come altro definirebbe tutto questo? Ogni minuto che passa in questo senso, la città di Genova, la regione Liguria e l'economia italiana perdono milioni e milioni di euro per l'incoscienza di qualcuno. Allora, è molto arrabbiato il presidente Toti, e secondo me ha anche ragione, devo essere onesto. Non per altro, perché comunque c'è il rischio che potevano morire altre persone, purtroppo, su un altro viadotto. E capisco anche la sua arrabbiatura nei confronti delle persone. Cioè, io onestamente, se abitassi a Genova, non è che sarei proprio sicuro di dire ma quel ponte è sicuro o non è sicuro, certo. Chissà come si vive, cioè, in quel momento. Non so, voi cosa ne pensate? Ma sicuramente il dissesto idrogeologico e la manutenzione delle infrastrutture sono tra i problemi più spinosi del nostro paese. Ma ancora di più l'assenza proprio di manutenzione di questi servizi, che dovrebbero invece agevolare la mobilità delle persone. Chiaro, ci sono delle responsabilità, come moltissime società private utilizzano i vantaggi dai pedaggi, da finanziamenti, ma diciamo sono molto restii a massimizzare gli svantaggi, ossia costi di manutenzione, costi di gestione, eccetera, eccetera. In parole povere, guardano molto più al profitto che alla sicurezza. E qui una revisione o addirittura una cancellazione di alcune concessioni a soggetti che gestiscono gli assi autostradali è auspicabile. Mm-hmm. Paolo? Io penso che siamo un paese eccellenza, perché ce lo dicono tutti, nel gestire le emergenze. Abbiamo una protezione civile che fa un lavoro incredibile, viene studiata come modello a livello non neanche europeo, a livello internazionale, ma siamo un paese che non fa prevenzione. È un paese che fa prevenzione, può gestire bene le emergenze quanto si vuole, ma è come un incendio. Quando arrivano i vigili del fuoco possono essere i più bravi del mondo, ma se la casa è già bruciata e qualcuno c'è già morto, è troppo tardi.
Su questo io devo portare un tema politico, credo l'abbia portato anche il presidente Toti, anche se non poteva probabilmente parlare quanto avrebbe voluto in maniera netta quando ha continuato a citare un anno e quattro mesi. Uno dei primi provvedimenti del governo giallo-verde fu quello di chiudere Casa Italia. Casa Italia era l'unità di missione finanziata con diversi miliardi di euro che sarebbe dovuta rimanere all'infinito, cioè fino a che non si fosse riuscito a fare tutto il piano dopo anni ed anni, contro il dissesto idrologico e per la prevenzione dei danni infrastrutturali pubblici e privati in Italia. Doveva fare tutta la parte di analisi dei territori, andare a proporre fondi e sgravi ai territori che avevano più bisogno, investire su misure specifiche. È stata chiusa probabilmente perché l'aveva fatta il governo precedente, perché l'aveva fatta il Partito Democratico e si voleva quindi dire che non serviva a nulla. Ecco, credo che servisse Casa Italia. Non avrebbe, non voglio fare populismo, non avrebbe salvato questo crollo del ponte, certo. Perché Casa Italia è un progetto che dura 10-15 anni, non si può pensare che in un anno avrebbe già individuato tutti i ponti e li avrebbe sistemati, però avrebbe iniziato a fare un lavoro che adesso dobbiamo ricominciare da capo oggi. Perché oggi anche il presidente Toti chiede una struttura di emergenza chiara, che lavori tutto l'anno su questo, che adesso si riunisca a Genova, ma che finita questa emergenza si strutturi e lavori anno dopo anno, giorno dopo giorno, per la prevenzione del dissesto idrologico. Allora quella struttura c'era e non ho capito perché chi dice prima gli italiani l'abbia chiusa e adesso dobbiamo ripartire da zero. Detto questo, visto che penso che su alcune tragedie bisogna superare gli stalli politici, vorrei fare invece i complimenti al presidente Toti per come ha gestito la questione del ponte di Genova, perché era una questione terrificante e la ricostruzione è una delle più veloci che ci sia state. Credo sia un caso positivo. Quel tipo di procedure emergenziali che abbiamo permesso per il ponte di Genova e che sono stati permessi in altri casi dovrebbero essere permesse sempre quando si parla di ricostruire la vita delle persone dopo un'emergenza così grave, e penso che su questo tutta la politica italiana degli ultimi 10 anni debba sentirsi responsabile da destra a sinistra, perché se un piano serio di gestione e di prevenzione del dissesto idrogeologico non c'è, non può essere colpa solo della destra, della sinistra o del Movimento 5 Stelle, ma di 10 anni di politica che non se ne è occupata abbastanza anche quando ci ha provato. Qui comunque i messaggi ci sono, cioè spendiamo solo soldi per gli armamenti NATO, credo si parli di 80 milioni, dice il telespettatore che ci scrive più. Simone, al giorno. Spendano meno e li usino per le strade, per la manutenzione delle strade. Non ha tutti i torti, anzi, sottoscrivo. Bisognerebbe indire uno sciopero fiscale, fermarci tutti e andare tutti in piazza. Roberto. Poi c'è un altro messaggio: cadono i ponti e non ci sono problemi, ce ne freghiamo altamente. Al primo posto parliamo di lotta all'evasione e l'annullamento del contante. Direi vergogna al governo, Walter. Non hanno tutti i torti, Sì. Chi vuole rispondere? Ma sono molto d'accordo sulla questione degli armamenti, dico una cosa molto semplice. Miliardi di euro in cacciabombardieri che non abbiamo, miliardi, non milioni, miliardi, che non abbiamo mai utilizzato, sono uno sputo in faccia alla situazione italiana, soprattutto se volessimo davvero promuovere un clima di pace come non stanno facendo Trump e la Cina purtroppo in questi anni. Sull'evasione però io non sono d'accordo, perché si parla di 109 miliardi di evasione in Italia all'anno, 109 miliardi di evasione. Se ne recuperassimo un quarto, 25 miliardi, sai quanti ponti metteremmo a posto? Sai quante strade ricostruiremmo? Sai quante case dei terremotati avremmo potuto davvero ricostruire? Sai quanti soldi potremmo mettere sull'istruzione? 25 miliardi sono una cifra spaventosa ed è un quarto dell'evasione di ogni anno, di ogni singolo anno in Italia. Io onestamente ti dico, ok, però è passato un anno e quattro mesi dal crollo del ponte Morandi. Io i viadotti della zona di Genova li avrei guardati tutti. Certo. Io non so se è stato guardato anche quello che è successo. Spero l'abbiano fatto. Non so se l'hanno fatto, ma spero che l'abbiano neanch'io fatto. Neanch'io so. Questo governo è durato da un mese e mezzo, due mesi. L'altro governo è stato in carica durante quel periodo e spero l'abbia fatto. Tra l'altro è emerso che il ponte Morandi in primis, ma molti viadotti sono già censiti e monitorati. Le condizioni sono già note da decenni. E quello è il problema, al di là di una struttura che organicamente elabora un piano decennale, qui è una questione di responsabilità, perché ogni viadotto è monitorato, esiste la società di gestione che ha l'obbligo di verificarne la staticità. Certo. Ripeto, poi ben venga un organismo che faccia da collettore, da supervisore, però qui veramente
le società sono a dir poco colpevoli, non è possibile che tu prendi gli introiti e poi spendi neanche un ventesimo in manutenzione e poi ci capisci perché ti crollano i ponti, poi capisci perché ci sono le buche, poi capisci perché il Seveso entra a Milano tranquillamente, a un certo punto c'è una piccola curva invaso da ogni guarda di acqua. Ma siete, è mai andato qualche politico serio a verificare sotto il canale dove fa quella curva, che non è una strozzatura, è identica alla sezione, però lì è pieno di alberi, di ogni tipo di rifiuto, che non viene, e qui veramente una denuncia a chi deve controllare, che non viene ripulito adeguatamente. Perché non è possibile che il Seveso entra fino alla fine di via Ornato, non esce una goccia d'acqua. Dopo 100 metri si allaga tutto un quartiere. Sono molto d'accordo, e sul Seveso, visto che riguarda anche parte della, diciamo, limitrofa, la zona che amministro, perché riguarda il municipio 9 e i comuni intorno, la buona notizia è quella che sono state ultimate da poco, e infatti la situazione sta migliorando e migliorerà ancora di più pian piano che verranno aperte tutte le cosiddette camere di laminazione, cioè ovvero delle camere di espansione nel quale l'acqua in eccesso defluisce prima di sorpassare il limite, ed è qualcosa da tenere di conto. Io lì butto anche una provocazione in positivo, visto che non parlo solo nel negativo. Sarebbe molto interessante se, senza bias politici, Regione Lombardia e Comune di Milano guardassero insieme i progetti che sono usciti sulla riapertura dei Navigli e il sistema di canali e fiumi che riguarda Milano, perché potrebbe permettere di ridurre il rischio idrogeologico distribuendo l'acqua e ridare a Milano una bellezza che ha già, ma che può essere ancora più ampia. Bisogna capire quanto costa, bisogna capire se i privati vogliono investire, perché non può pagare tutto il pubblico, ma se ci fosse la possibilità di rivedere i Navigli aperti e così facendo mettere fine ad alcuni problemi di acqua sotterraneo, sarebbe una bella combo che farebbe un'altra volta vincere Milano come ha vinto tante volte in questi anni. Suggestivo questo progetto, però non è facilmente realizzabile. Il questore di Milano diceva giustamente: se io devo uscire con un'emergenza da Fate Bene Fratelli, che se non sbaglio era prima un canale, come faccio? Devo prendere la barca? Ma veramente era una provocazione. Certo. Bisognerà fare un canale che non passi sotto Fate Bene Fratelli. Difatti, assolutamente. E poi volevo, provocazione per provocazione, volevo tranquillizzare il caro amico Paolo che le prossime elezioni ci sarà una omogeneità tra giunta regionale e giunta comunale, perché speriamo di vincere e crediamo di vincere finalmente. Voi ci proverete nel 2021 né nel 2023, proveremo a fare l'omogeneità all'incontrario. Quando Sala avrà rivinto, noi cercheremo di prendere la Regione Lombardia. Va bene. Quindi vinca il migliore. Vinca il migliore. L'importante è che vinca il migliore per i cittadini. Sicuramente, sicuramente. Questo è importante. Quindi siete già in campagna elettorale? Io non sono molto abituato a essere in campagna elettorale permanente. Ho la fortuna di avere un municipio meraviglioso, con delle realtà molto difficili ma molto vive, e quindi di essere sempre a contatto con loro, perché se non ci sei te lo ricordano, ti riempiono di messaggi, ti chiamano finché non ti citofonano sotto casa. E non so se questo, parlare con le persone, sia fare campagna elettorale. Sicuramente è una cosa che il Partito Democratico sta riprendendo a fare molto di più di prima, e ne sono molto contento. Ecco, sono contento che lo facciano i giovani. Sala un po' meno. Ti inviterò a una colazione col sindaco in periferia che facciamo molto spesso. Infatti in periferia non lo vedo molto. Io le seguo da 30 anni quasi le periferie, e devo dirti onestamente che Sala è veramente latitante dalle periferie, e difatti sono abbastanza delle bombe. Vedremo, io comunque, ho delle opinioni diverse, però io registro quello che mi viene detto dai comitati, poi magari sono comitati che dicono il contrario. Però ecco, devo dire che è molto più bravo nell'immagine, secondo me, ovviamente. Allora, non ci sono comunque solo i ponti, cioè per fortuna uno che è caduto e nessuno si è fatto male, diciamo, però ci sono anche la questione dei buchi nelle strade. Manutenzione ordinaria dovrebbe essere, perché anche a Milano sarà stato la pioggia, il maltempo eccezionale che c'è stato per un mese, però ci sono dei buchi che anche un motociclista, uno scooterista potrebbe incappare e farsi molto male, cioè magari rompersi qualcosa. Cioè, certo. E qui, in questo caso, chi è che è responsabile? Comunque il comune, no? Sì, la manutenzione. Posso partire con un po' di autocritica, cosa che i politici non fanno mai. Prego. Allora, sicuramente la situazione a Milano è comunque una situazione più che rispettabile. Accetta. Non stiamo parlando di Roma, eccetera, quindi su questo voglio,
voglio essere chiaro. Detto questo, c'è un dato vero, e io penso che non vada nascosto ai cittadini, perché quando si amministra con sincerità si può anche fare qualche errore e si viene comunque ricompensati. C'è stato un problema, per un anno e mezzo l'appalto assegnato per la manutenzione ordinaria del manto stradale è stato bloccato dalle questioni prima burocratiche e poi legali che si sono risolte con l'azienda appaltante. Questo vuol dire che per un anno e mezzo sono state fatte solamente le azioni di rifacimento stradale di emergenza, che hanno un capitolo a parte. È chiaro che adesso si è ripreso, proprio entro domani sera devo mandare al mio municipio eventuali segnalazioni per costruire la delibera su almeno 15 manti stradali da recuperare sul territorio del municipio 8, quindi invito anche i telespettatori da casa che volessero a suggerirmi tramite Paolo, mandando un messaggio, se nel municipio 8 hanno una buca da segnalare sarà mia premura inserirla all'interno delle opere che verranno realizzate a breve. Però è chiaro che stiamo riprendendo con un po' di ritardo e che un anno e mezzo di ritardo si è pagato. E su questo penso che bisogna essere molto sinceri e chiedersi se non bisogna creare un nuovo meccanismo amministrativo che permetta di sostituire subito un'azienda che, vinta un appalto, riceve un procedimento legale che non le permette di compiere il servizio, piuttosto poi risarcendo l'azienda in qualche altro modo se la magistratura ha sbagliato. Perché è vero che bisogna tutelare la possibilità dell'azienda di svolgere i lavori, ma è anche vero che prima bisogna tutelare la possibilità del cittadino di ricevere il servizio che deve ricevere. Quindi piuttosto con un risarcimento dopo, ma bisognerebbe trovare il modo di risolvere questa questione. Vi ricordo intanto che noi in apertura di trasmissione abbiamo detto cosa ne pensate della Cannabis Light, siete favorevoli o contrari ai negozi che commercializzano e possono vendere questo prodotto, diciamo, e i messaggi che arrivano da casa sono tra l'altro anche di Gianmarco Senna, che ci sta guardando e dice: un signor Bobiese, la cannabis, no, non parlarne. E invece ne parliamo, perché comunque c'è anche gente che ci scrive e dice: guardate quanti miliardi muove il mondo della droga, risparmieremo sulle pensioni, ed è solo uno dei tanti danni creati dalla nostra società del benessere. Questo è Silvano. Poi c'è invece Stefano che dice: povera Italia, stiamo buttando via il paese, un sacco di regole, non dovrebbe essercene più. In realtà ogni giorno se ne aprono delle altre di regole. Quindi non so se per caso si riferisce alla cannabis, magari all'economia o alla burocrazia, non lo so, però noi leggiamo anche il messaggio di Stefano. Noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi andiamo a fare una pesca, diciamo una pesca grossa a Parma in piazza, perché andiamo a conoscere le sardine, il movimento delle sardine. Bellissimo, bellissimo. Torniamo subito, state con noi. Siete tutti invitati alla nuova apertura dell'Official Store Lubecreo a Rozzano in via Curiel. Prenota subito un appuntamento per i giorni 7, 8, 9 e 10 novembre, perché solo in questi giorni metà cucina te la regaliamo noi. Sì, hai capito bene. Prenota, scegli e metà cucina te la regaliamo noi. E non solo. Inclusi avrai anche la lavatrice, l'asciugatrice e i toppinokite. Cosa aspetti? Chiama subito e prenota il tuo appuntamento. 02 49 42 78 40. Registrati sul sito lubecreorozzano.it. Lubecreo Rozzano, un'occasione da prendere al volo. M Serramenti, apri una finestra al risparmio con la nuova promozione Green. Due finestre, una porta finestra e una finestra prodotte in Italia in PVC vergine bianco in classe A, senza piombo né parti riciclate, 7 camere, doppio o triplo vetro, 3 guarnizioni, 12 anni di garanzia, del valore di 4.500 euro a soli 1.990 euro, con possibilità di detrazione fiscale per risparmio energetico. Chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800 13 43 43 o visita i nostri showroom di Milano. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.de. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore.
Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Buarnago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno. Rieccoci nuovamente in studio, terzo blocco, ultimo blocco di questo appuntamento La Notizia con Paolo Romano, segretario dei Giovani Democratici, e Fausto Montrone, militante, esponente della Lega di Salvini. Lui ci tiene a dire Lega di Salvini, però tutti sappiamo che Lega di Salvini, la Lega di Salvini o di tutti i leghisti, dice, giusto? No, chiaramente si chiama Lega, Salvini Premier, quindi non è che diciamo pecco di ossequio verso il nostro leader di partito, quindi il nome esatto è Lega per Salvini Premier. Ma al di là di quello ci tengo a sottolinearlo, perché io, come tanti altri esponenti della destra, della società civile milanese, si sono avvicinati a Salvini perché la Lega adesso ha un respiro più nazionale, ha una capacità di, secondo me, di governo e di visione molto più ampia. Prima magari aveva delle qualità, ma era molto settoriale e aveva, diciamo, dei limiti, secondo me, chiaramente, di visione territoriale. Quindi ci tengo per quello a sottolinearlo. Ok, come avevo detto in chiusura del blocco precedente, andiamo a fare un giro perché c'è questo nuovo movimento delle sardine, no? E a Parma hanno riempito la piazza un'altra volta, perché prima hanno fatto Bologna, adesso hanno fatto anche Modena, si stanno muovendo. E andiamo a vedere, a capire un attimino chi sono in più insieme. Arriviamo subito. L'obiettivo delle sardine che si oppongono alle violenze e alla normalizzazione dell'odio è quello di richiamare e spronare i nostri politici a muoversi in un movimento diverso, a cambiare, perché siamo stanchi di tutto questo, siamo stanchi di queste cose che si viene parlato di queste cose come se fossero normali, ma non è normale tutto quello che sta succedendo, e ce ne siamo accorti, siamo tantissimi e vi ringrazio ancora una volta. La nostra iniziativa non vuole esprimere un orientamento politico, ma il nostro desiderio di rivendicare un posto nello spazio politico orientato al bene comune, dove poter essere visti e riconosciuti come giovani, proprio perché facciamo fatica a sentirci parte di un progetto politico. Ma è importante risvegliare le coscienze per portare le piazze nelle urle. Noi abbiamo il diritto di cantare questa canzone, così come abbiamo il diritto e il dovere di cantare anche l'inno nazionale. E ve la sentite di cantare l'inno nazionale? E far capire che non è solo loro, ma è di tutti noi? Fratelli. Pezzettino di Fratelli d'Italia, poi dopo in chiusura c'ho una sorpresa, quindi va bene così. Diciamo che comunque si sono visti e si vedono tanti ragazzi giovani con questo movimento delle sardine, diciamo, no? E nelle parole di una delle esponenti sul palco, ci opponiamo alle violenze, all'odio, siamo stanchi, uno spazio anche per i giovani apolitico, però poi magari Montrone, visto la canzone che comunque cantano, qualche cosa di politica c'è in questo movimento, come è giusto che diciamo c'è. Che è iniziato male con Obella Ciao, male, diciamo, in maniera schierata con Obella Ciao, e non finito in maniera invece più ampia e diciamo cantando l'inno di Mameli. Ma secondo io, allora, innanzitutto esprimo sempre una grande ammirazione per i giovani e coloro che dal basso vogliono dire qualcosa, vogliono rappresentare qualcosa.
Onestamente mi sembra un movimento molto, non dico manipolato, ma abbastanza indirizzato, nel senso che le parole anche richiamano proprio termini, linguaggi del mondo giovanile quasi degli anni 70-80, quindi onestamente non mi sembrano così spontanei, almeno i loro leader. Poi sicuramente c'è una voglia dei giovani di emergere ed è sacrosanto, perché il futuro sono loro, sono Paolo, sono i nostri giovani della Lega, di Fratelli d'Italia e degli altri partiti, sicuramente non altre persone che comunque hanno fatto il loro percorso e hanno sicuramente molti più anni. Quindi, ripeto, ben vengano i fenomeni che sono funzionali a migliorare la società e la loro stessa vita, ma attenzione, perché secondo me c'è qualcosa di più di un semplice moto spontaneo. Poi vedremo in futuro cosa ci riserveranno queste sardine nel loro mare, diciamo. Paolo, invece tu cosa ne pensi? Io ho visto tanti giovani. A me piace tantissimo, c'è un motivo per cui si chiamano sardine. Le sardine d'inverno col freddo stanno sott'acqua in fondo, a 180-200 metri di profondità, profondissimo, in mare aperto, però non toccano mai il fondale. Ed estate, a un certo punto, quando il clima si scalda, invece risalgono sulla costa, arrivano quasi al pelo dell'acqua. Ecco, l'hanno detto molto chiaro nelle piazze, siamo riemersi, siamo quelli che sono rimasti a casa da votare molto spesso, o che non potevano ancora votare perché erano troppo giovani, siamo quelli che sono rimasti a casa quando sono successe troppe cose che non avremmo dovuto far passare, e adesso siamo stanchi di vederle passare. È una sensazione che io come giovane sento, che sento ogni tanto anche all'interno del mio partito, che è un partito che prova a fare tante cose per questa Italia, ma che a volte è pesante, è lento, burocratico. Non a caso abbiamo i giovani democratici, che sono il nostro spazio di azione e di indipendenza. Ecco, quel sentimento però, devo correggere uno dei ragazzi che ha parlato, perché nel manifesto delle sardine è scritto molto chiaro, l'ho letto molto bene e l'ho apprezzato. Loro sono un movimento apartitico, ed è giustissimo, e se domani un qualsiasi esponente del Partito Democratico, dei giovani democratici, prova a metterci il cappello, datemi il numero che vado io a parlarci e a fargli insomma un bel mazzo tanto, perché le piazze non si strumentalizzano quando non le convochi tu, ma sono un movimento politico, perché sono un movimento che si è dato dei valori. E mi dispiace contraddire il mio collega qui, perché finora abbiamo avuto un bellissimo dibattito, ma Bella Ciao non è una canzone di sinistra. Bella Ciao è la canzone che parla del partigiano morto per la libertà, e quella libertà dovrebbe essere la libertà di tutti, dovrebbe essere la libertà di tutti coloro che rinnegano la dittatura fascista e amano la bandiera repubblicana libera dell'Italia, libera e non monarchica e non fascista. No, beh, il fatto che assume il simbolo di quasi di canzone, diciamo, di sinistra, ma poi ci mancherebbe, Bella Ciao, la sua memoria. Infatti mi piacerebbe che anche quella si cantasse tutti insieme. Sono contento che abbiano cantato anche l'Inno d'Italia, e dico una cosa a quella piazza, con sincerità, a quei ragazzi. Io andrò a qualsiasi appuntamento delle sardine arriverà a Milano, perché mi sento dentro quella necessità generazionale di essere ascoltati da una politica che, è vero, non ci caga più, perché gli ultimi 5 provvedimenti sui giovani sono precedenti agli ultimi 15 sulle pensioni in Italia, ok? Però non parlo neanche di 420 miliardi utilizzati mentre noi abbiamo il più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa, perché altrimenti mi girano talmente le palle che poi non rendo onore alla tua trasmissione, Paolo. Però a quella piazza dico, trasformate questa energia incredibile, tenetela, continuate ad andare in piazza. Sono nate in Emilia Romagna contro Salvini, che ha detto libereremo l'Emilia Romagna. Le sardine sono andate là per dire l'Emilia Romagna è già stata liberata una volta più di 70 anni fa e non ha bisogno di essere liberata ancora, ma trasformatelo in delle proposte. Scegliete i temi più importanti per la nostra generazione, io sarò in piazza, proverò a dare il mio contributo, e urlateli, e lasciate che la politica li prenda. Sarà lì che vedrete se c'è qualche partito, qualche formazione politica che si può avvicinare al vostro modo di pensare, e magari non sarà lo stesso partito per tutte le persone che sono in piazza, sarà diverso per qualcuno, oppure se invece davvero non c'è nessuno. Prendetevi il vostro tempo per nuotare conto corrente, per emergere e portare le vostre idee. Io sarò uno di quelli che si troverà a metà, perché ho una tessera di partito ma ho 22 anni e sento il bisogno di quelle idee, di quella protesta per un'Italia che così è ingiusta. E poi vorrei che si facesse subito una legge, che hanno chiesto chiaramente quei ragazzi parlando, che è la legge sul linguaggio dell'odio. Deve finire questa cosa che è permesso sui social utilizzare delle parole che, utilizzate in privato tra di noi o in pubblico tra di noi, porterebbero subito a una censura, se non addirittura delle misure cautelari. Deve esserci una legge che obblighi, e deve essere una legge sovranazionale, sovraeuropea, internazionale, obblighi i social network a dare alla polizia di ogni stato
la possibilità di acquisire come prove, non di fare il Grande Fratello e di leggere tutto, ma di acquisire come prove gli insulti razzisti, gli insulti omofobi, le minacce di morte, le minacce sessuali, tutto ciò che accade di questo tipo sui social. Perché se io vado in giro per strada, ti incontro e ti dico ti ammazzo, non è uno scherzo, allora perché se lo scrivo su Facebook ti ammazzo deve essere uno scherzo? Ti ammazzo non è uno scherzo, ti stupro non è uno scherzo, muori negro non è uno scherzo, non sono scherzi, sono minacce ed è un linguaggio d'odio che in questo paese è stato sdoganato, secondo me, anche da una certa visione della politica. Beh, questo tu hai parlato di social, effettivamente in una televisione, in uno studio televisivo, in una radio non può avvenire, perché il conduttore, se una persona con la sale nella zucca, ferma tutto e dice guardi, lei può anche andare sui social, su internet, ogni cosa è permessa, cioè ogni cosa puoi mettere, poi vabbè, si blocca, non si blocca, bisogna vedere se lo blocca o non lo blocca. Ma soprattutto c'è un numero diciamo tale di interazioni che è difficile da controllare. C'è anche un po' di buonsenso in certo. Una televisione, in una radio. No, il buon giornalismo serve a questo. Lo so, però, maestro. Però purtroppo internet permette di mettere qualsiasi roba. Qualsiasi roba che poi è quella stranamente più vista. Perché sì, posso farti un po' di pubblicità? Prego. La differenza tra internet e non tra tutto internet, perché poi ci sono canali YouTube sì, che fanno lezioni di approfondimento, ma la differenza tra un post Facebook e leggersi un giornale, ascoltare la notizia, leggere un giornale online, è quella tra un fast food e una bistecca. La bistecca ti arriva un po' dopo, però sai che cosa mangi, che è una carne buonissima. Accontentarsi di ricevere le informazioni sulla propria vita e sulla propria politica come se fosse sempre il McDonald's, secondo me è un po' svilente. Quindi ogni tanto ci sta a leggere qualcosa su Facebook perché si è di fretta, ma quando potete seguite un giornalista, seguite uno studio televisivo, seguite un giornale accreditato anche online e leggete quello, perché quello che vi dice il vostro politico di riferimento o che leggete dalla bacheca di un amico molto spesso potrebbe essere falso, e basare le proprie decisioni su notizie false non va bene. Ammirevole l'onestà intellettuale, però purtroppo la realtà è diversa, nel senso che internet è il moderno circo, è la moderna piazza, quindi come una volta si inveiva, tutt'oggi si inveisce negli stadi, una volta nel circo, adesso si inveisce in maniera spropositata e vergognosa, anche vile, se mi permettete, nelle piazze virtuali. Le chiese e le arene sono le strutture architettoniche e le tombe, scusate, sono le strutture architettoniche più antiche della storia. Ci sarà un motivo. Mm-hmm. Allora, tornando a, abbiamo ancora qualche minuto per finire il nostro appuntamento di stasera, tornando ancora al cartello Cannabis Light che è comparso davanti alla regione Lombardia, lì a 50 metri, Milcare Gioia angolo, Chiudiamo e vi do dei numeri, perché praticamente oltre il 50% dei nostri telespettatori è a favore della Cannabis Light con i negozi. Quindi sono contento. Io onestamente non pensavo, però in realtà chi ha risposto... Rispettiamo il sondaggio, ovvio, ripeto, che non sia di richiamo per sprovveduti per avvicinarsi alla droga, che è senz'altro un male molto grave. Allora facciamo insieme una legge e chiediamo ai nostri rispettivi partiti di fare una legge per dire che tutti i ricavati della Cannabis Light e una parte importante dei ricavati di quando finalmente si legalizzerà anche la Cannabis Non Light siano utilizzati in prevenzione dell'utilizzo delle droghe pesanti, in prevenzione dell'abuso di tutte le sostanze, che siano alcol, sigarette o altri tipi di droghe, che sono dannose per l'essere umano e per la società. Penso sia una legge di buon senso. Assolutamente. Anche avete qualche cosa da segnalare? Noi andiamo in onda il mercoledì sera alle 21, la replica la domenica alle 12. Avete qualcosa da segnalare per comunque sabato e domenica, qualche evento, qualche cosa di particolare? Sabato e domenica o comunque... Certo. Io vorrei segnalare il forum Casa Comune. È un luogo straordinario che non ha simboli di partito, è un luogo in cui interverranno tantissime realtà del mondo delle associazioni, di questo mondo che negli anni ha tenuto un po' viva la lotta politica anche nel centro-sinistra e nella sinistra, ha permesso di fare tanto per gli altri, e sarà una 2 giorni, il 29 e 30, basta cercare Casa Comune su Facebook o sull'account di Pierfrancesco Maiorino, si trova assolutamente tutto, e noi parteciperemo come Giovani Democratici.
Perfetto. Allora noi intanto vi salutiamo, salutiamo voi da casa che ci seguite e partecipate sempre con il nostro WhatsApp, numero WhatsApp che ricordiamo 342-397-2391. Vi ricordo, è sempre attivo 7 giorni su 7, quindi se per caso avete voglia di scriverci per l'appuntamento del mercoledì, fatelo pure, perché anche i vostri messaggi, come nel caso del Cannabis Light, ne sono arrivati tanti e quindi alla fine abbiamo fatto nella puntata quello che ci avete richiesto. Ovviamente saluto Paolo Romano, segretario dei Giovani Democratici, con tutti i nuovi circoli compresi. Sì. Grazie Paolo. Ci mancherebbe. Poi Fausto Montrone, militante e esponente della Lega di Salvini. Grazie Paolo. E siccome qualcuno ha detto non è solo nostro l'inno di Mameli, diciamo che non è solo nostro anche per noi. E quindi stasera al posto della sigla normale c'è l'inno di Mameli, tra l'altro versione karaoke, quindi se qualcuno non sa bene le parole, se le può studiare, fa parte della nostra storia, quindi va bene così. Buona serata, state con noi, appuntamento mercoledì prossimo e comunque se la replica alla domenica. Buona serata.